ha visto subito che questa sera è ricarico. Beh, se non sono carico questa sera è difficile. Era stato bello non mollare, vincere. Complimenti a tutti, quelli che non hanno mollato. Hai fatto un salto e sei arrivato a recuperare un pallone vicino al pubblico. Hai fatto Muria 1, attacchi di prima, non ti sei risparmiato per niente, sei un grande campione. Facciamo di tutto per aiutare la squadra, quindi l'importante è sempre vincere tutti. Grazie. Grazie raga! Ivan Zaitsev, sei tornato alla Lube, inizio di stagione in salita con un problema alla gamba e poi hai portato lo scudetto. Sì, diciamo che la giusta conclusione, nel senso che quando si vince è giusto dire che è la degna conclusione perché ne godono tutti quanti, però credo che questa sera, questa partita che valsa lo scudetto abbia un sapore particolare per tutti noi, per tutto quello che abbiamo attraversato quest'anno, per tutte le difficoltà che abbiamo superato, e credo che nessun altro l'avrebbe fatto, onestamente. Non lo dico, non è una frase retorica, non è una frase detta perché sulle ali dell'entusiasmo a caldo dopo la vittoria di uno scudetto, però secondo me è proprio così. Sul 2-0 sotto di semifinale scudetto con Trento ci siamo guardati negli occhi, abbiamo fatto un patto di sangue dicendoci che potevamo ancora vincere lo scudetto, che non eravamo ancora fuori, non era ancora finita, ed eccoci qua a festeggiare l'11 maggio alle ore non so quali sono, davanti al nostro bellissimo pubblico, questo scudetto, e ne godiamo veramente un sacco perché sappiamo solo noi quello che abbiamo attraversato, le difficoltà che abbiamo superato, e questo credo che sia una degna ricompensa per tutti i sacrifici che abbiamo fatto. Questa sera è una grandissima prova di forza dopo la delusione di gara 3 nel primo set, oggi hai fatto 9 punti, eri inarrestabile. Ma sì, la pallavolo è un gioco di squadra, si va a fiammate, le finali magari non sono partite bellissime, ma bisogna mettere la concretezza al momento che conta, bisogna portarle a casa in qualsiasi modo e maniera. Credo che nella serie di finale abbiamo tirato tutti quanti e spinto verso quest'unica direzione, che è quella di salire sul gradino più alto del podio. Simone Anzani con la bandiera italiana al collo, una stagione difficilissima e una chiusura alla grande. Con il tuo grande contributo, questa sera a Muro a tratti siete stati veramente eccezionali. Siamo stati eccezionali, penso, in tutta la serie, non solo stasera. Abbiamo avuto quella battuta d'arresto a Perugia, ma io lo avevo detto anche a casa ai miei parenti, alla mia fidanzata, avevo quella sensazione che comunque nel quarto set a Perugia avevamo fatto 13 errori, 14 errori, una battuta e punto, ed ero convinto che potevamo anche portarla a casa lì, e oggi a un certo punto, come è successo l'anno scorso, l'ho guardata e gli ho detto secondo me ce la facciamo. E oggi è stato bellissimo, è stato alle male lingue che ci volevano morti, e alla fine l'abbiamo portata a casa anche quest'anno. Eravate arrabbiati, delusi a Perugia, però vincere di fronte al proprio pubblico con questa festa vale doppio. Ma sai, vincere in casa è bello. Io sarei stato contento anche di finire domenica, perché oggi si vedeva che sia da noi, da loro eravamo un po' stanchi, ma è bello vincere in casa con tutti questi tifosi, con tutta questa gente che ci ha accolto, vedere la fila fuori in parcheggio i giorni scorsi è solo un motivo di orgoglio, e l'abbiamo ripagato. Vado, ciao! Ante, secondo scudetto con la Cucina Lube Civitanova, il primo da protagonista, è stato un crescendo. Sì, penso che è stato soprattutto una bella vittoria a casa, in contatto con il pubblico, e sì, sono contento del mio secondo scudetto, il primo giocando, e sono molto felice, non ho parola per dire cosa sento. Mi sono felice tutti quanti. Sì, penso che tutti siano felici, tutti i tifosi che si animano, penso che
la mia famiglia, la mia ragazza che sempre è lì, sempre mi appoggia, mi dice cosa che devo pensare sempre alla prossima parola. È come il mio allenatore, il secondo allenatore. E niente, voglio ringraziare a tutti per quello che stanno facendo, stanno apoyando la partita. E grazie.